Ed è con queste prime immagini da Londra, e più precisamente dagli studi Electronic Arts, che vi presentiamo i primi gameplay e di conseguenza le mie prime impressioni di Dragon Age Inquisition, terzo capitolo della saga di BioWare. Ho avuto la possibilità di provare in una versione stadio avanzato, ma non definitivo di sviluppo, tramite un PC con collegato un pad Xbox 360, partendo non dall'inizio del gioco, ma da un punto prefissato, così da poter osservare un party di giocatori avanti nello sviluppo delle abilità. Da fan della saga, sin da subito ho voluto capire se le promesse di BioWare fossero state mantenute, fondendo lo stile molto più strategico del primo con quello più orientato all'action del secondo. Posso affermare quindi con sicurezza che i più accaniti fan della saga non rimarranno delusi. Avrete la possibilità di affrontare ogni battaglia in due modi completamente diversi. Oppure affrontare ogni singolo nemico con un ibrido di mosse, andando dallo strategico al puro action. Sebbene ci abbia messo un po' a capire il funzionamento di entrambi gli stili, essi risulteranno molto distinti e semplici da controllare, anche con un controller alla mano. Ma andiamo nel dettaglio. Partendo dallo strategico, potremo bloccare il tempo tramite la selezione del tasto Select del pad e impartiremo ordini al nostro party, come sempre composto da 4 persone. E come vedete dall'immagine di sfondo, avrete già notato il ritorno di molti nomi noti. Una volta bloccato il tempo, cicleremo tra i membri impartendo ordini, che potranno essere di alcuni tipi, come movimento verso un punto, attacco verso un nemico con magia, abilità o il semplice attacco base, oppure impartiremo la difesa di un altro membro del party. Non escludo inoltre l'eventualità di enigmi risolvibili solo in questa modalità di esecuzione. Una volta impartiti i nostri ordini, avremo due possibilità: rilasciare la continuità del tempo e quindi osservare come i nostri compagni eseguono i comandi, oppure, cosa che ho molto apprezzato, tenere premuto un tasto senza rilasciarlo per far avanzare il tempo, fino a che vorremo, evitando quindi inutili pressioni costanti del tasto Select per impartire nuovi ordini. Ovviamente così potrete passare da un approccio strategico ad uno più action senza veramente alcun problema. Siete invece amanti di uno stile più frenetico? BioWare ha pensato anche a questo. Affronterete ogni battaglia controllando un solo personaggio a scelta del party, e mentre gli altri saranno controllati con una buona intelligenza artificiale. Potrete anche dare ordini di strategia più in generale, come ordinare di attaccare solo il bersaglio combattuto da noi, la ritirata generale del party dal combattimento e altro. Tutto questo da un comodo menu, apribile sempre con le tasti laterali. Nulla ci vieta di riprendere fiato nel bel mezzo della battaglia, per scoprire magari le debolezze e i punti di forza del nostro nemico, semplicemente portando il cursore sopra di lui durante il freeze del tempo. Avremo disposizione, oltre all'attacco base, ben 8 slot da assegnare ad abilità e magie, ovviamente coadiuvato dagli skill tree, che non sono pochi, per ogni classe presente nel gioco. Gli slot sono assegnati rispettivamente così: 3 dei 4 tasti principali del pad, più uno sui laterali e ovviamente un altro ancora laterale per l'attacco base. Alla pressione tenuta di un altro laterale sinistro, i 4 slot ruoteranno in altri 4 assegnabili, per un totale appunto di 8. In questa preview ho potuto provare la classe del rogue, mago e guerriero con razza umana, elfica e nanica, ma mi hanno assicurato che ne avremo altre a disposizione nella release finale. Come vedete, avremo a disposizione una minimappa alquanto minimale. E ci hanno garantito che la mappa del mondo di Dragon Age Inquisition sarà più grande dei 2 titoli precedenti messi insieme. Qui potete osservare solamente un'ambientazione forestale, ma già all'interno di essa avremo dei sotto-dungeon al chiuso, tra miniere, ville nobiliari e accampamenti. Nella minimappa, appunto, saranno presenti solo in forma di puntini colorati, blu per gli amici, rosso per i nemici, le unità più vicine a noi, e nessun tipo di freccia o indicatore per dirci il cammino. Tant'è che il mio scarso senso dell'orientamento mi ha portato a scoprire tantissime quest secondarie, allontanando da me ogni mio preconcetto di linearità all'interno di questo titolo. Potrete solamente accedere ad una mappa più grande tramite il tasto Start, che comunque si andrà ad aggiornare solamente tramite la vostra esplorazione. I nemici tuttavia che troverete durante il vostro tragitto verso l'obiettivo respawneranno, scalando secondo il vostro livello. Il comparto GDR del gioco è molto ben curato. Avrete la possibilità di cambiare armi primarie, secondarie, anelli, cinta e collana, andando a potenziare le statistiche del personaggio. Ma occhio, le restrizioni di classe e di razza si faranno vivere ben più spesso di quel che pensiate. Nel caso dobbiate
potete liberarvi di pezzi che non vi servono più, oppure, dato lo spazio limitato del vostro inventario, potrete semplicemente venderle o smontarle per recuperare pezzi per il sistema di crafting classico che accompagna ogni buon GDR. In aiuto per quest'ultimo sistema sarà presente una piccola raccolta di materiali all'interno della mappa, da piante a minerali, classificabili da comuni a epici. Sto volutamente sorvolando sulla trama del gioco per evitare qualsiasi tipo di spoiler, ma sappiate che sia i fan sia i neofiti del brand non rimarranno delusi. Che dire di più? La mia impressione è sicuramente buona e mi porta alla conclusione che il gioco in sé possa essere finito in maniera completamente diversa, due volte, grazie all'ibridazione del sistema di combattimento. Per non parlare del fatto che se vi doveste scocciare di uno, potrete semplicemente switchare all'altro. E dal grado di difficoltà che ho riscontrato, sono abbastanza sicuro che dovrete farlo molte volte durante il vostro playthrough per facilitarvi le cose, oppure fare i puristi e dedicare ogni singolo neurone alle vostre strategie, e le premesse sono sicuramente buone. Ringraziamo Evria Italia per il supporto fornitoci per la realizzazione di questo video, e noi ci rivediamo alla prossima. Qui Dellin è tutto, ciao!